Partita in questione del mondiale Sudafrica 2010 tra Honduras in maglia bianco-azzurra e Cile in maglia giallo-rossa. Punteggio al 12° del primo tempo e di 0-0, partita inchiodata. Prova adesso a imbastire una azione palla a terra il Cile. Però ferma tutto l'Honduras che riparte con suo numero 9, Butone Marco. Poi c'è il break, attenzione, Oliva centralmente, serve sulla fascia un compagno, ancora Oliva, può calciare, il miracolo del portiere dell'Honduras. Poi parte in contropiede la squadra, attenzione, maglia bianca, con il numero 11, con Spina che calcia a giro, poi il capitano del Cile si immola, Zambiase. Rimessa laterale per l'Honduras. Partita inchiodata, anche se ha avuto qui una buona occasione la squadra in maglia giallorossa. Adesso deve però disimpegnarsi in fase difensiva, c'è un fallo. Dunque calcio di punizione in zona offensiva che il capitano del Cile ha già battuto lungo l'out di sinistra. Buona qui la palla per Oliva, anticipato dal difensore centrale dell'Honduras. Poi c'è un errore in fase di disimpegno, attenzione, 3 contro 2. Oliva si gira, la palla esce di un soffio. Seconda occasione che becchiamo in diretta per Cile. È partito l'Honduras. Palla viene allargata per il numero 20, Ioffredo, che di sinistro lancia in avanti. Numero 11, attenzione, c'è un fallo, poi il tiro e la rete. Pallonetto di Spina che porta in vantaggio l'Honduras. 1-0 dunque al 15°. Seguiamo questa azione prima di chiudere il collegamento, proviamo a vedere la reazione del Cile. Rete di Spina che con un gran pallonetto ha beffato Zambiase, portiere del Cile. C'era stato anche un fallo di mano da parte di Guida, l'arbitro giustamente ha lasciato proseguire per il vantaggio. E dunque Honduras in vantaggio, quarto d'ora. Cile prova a reagire con il numero 9, Cacace, che poi si fa rimpallare il tiro. Stesso Cacace poi spinge il fallo laterale. Rimessa laterale battuta già dall'Honduras, seguiamo quest'ultima azione prima di chiudere il collegamento. Lungo in avanti il lancio a cercare sempre Spina, che riesce a tenere il possesso del pallone, poi la perde e riparte il Cile. Una qui la trama con il lancio lungo verso Oliva, anticipato, poi il disimpegno fortunoso ma efficace da parte del numero 20 dell'Honduras, che conduce per 1-0. Chiudiamo qui il nostro collegamento.